Ciao a tutti amici Soft Gunner, ed eccoci qua con una medesima recensione. Voglio prima mettere una premessa. Sono stato assente perché prima di tutto sono stato a Lisbona una settimana e poi mi sono ammalato, quindi non ho avuto tempo per fare i video. Però ci rifacciamo con questa recensione del CM16 Rider della GNG in compagnia del mio alleato di YouTube che si chiama Francesco. Ciao a tutti ragazzi, sì, ci tenevo a fare questa recensione innanzitutto perché si tratta della mia replica e in secondo luogo perché è la mia prima recensione. Quindi raga, iniziamo. Allora, questa qui è la mia replica, CM16 Rider, versione nera. Si poteva comprare anche tan. Mettiamo delle piccole premesse. Innanzitutto l'ho comprato online e nella confezione per soli 180 euro sono riuscito a trovare anche la batteria e il caricabatteria. Se no avrei dovuto spendere un'altra Sì, ventina di euro a diciamo che era parte. una promozione. Esatto, data di lusso. Allora, apriamo la scatola e mostriamo la replica. Allora, questa è come appare la confezione. Vedete il foglio di istruzioni su come è fatta la meccanica anche di questa replica. Vabbè, lo passo a te. Sì. Tu mettilo via. È in bianco e nero, è in bianco e nero, è a colori, ragazzi. È una specialità. Allora, qui abbiamo il caricatore, ne parliamo Che dopo. ci sono già dei pallini dentro perché abbiamo avuto un game. Beh, qui c'è la batteria, ne parliamo dopo anche di questa. E vabbè, qui come potete vedere c'è un cacciavite in dotazione insieme al suo secondo spegnifiamma, quello di riserva. Che allora in questo caso era rosso, ma abbiamo deciso di Pitturarlo colorarlo di nero. nero perché era più ganzo. Poi il suo caricabatterie e infine questo qui è il nostro GNG CM16 Rider. Perfetto, togliamo la scatola. Allora, così si dovrebbe vedere. Ti do il caricatore. Molto bene. Così è come appare. Questo è il fucile con il caricatore in dotazione, fatto in metallo. Ma iniziamo a partire dal calcio crane. Allora, calcio crane, come potete vedere, può essere sistemato in diverse posizioni. Innanzitutto, a calcio crane, nella prima posizione, cioè quella più corta, il fucile assume una lunghezza di 70 cm circa. Poi possiamo muoverlo in altre due posizioni, quella intermedia, la quale preferisco usare io per come sono fatto, e poi l'ultima per appunto una lunghezza totale di circa 80 cm. Andando avanti, troviamo questa anella che serve per collegarlo alla cinghia. Si può vedere? Sì, si vede bene. Per metterlo al collo. Poi abbiamo il mirino, che è regolabile. Questo, come potete vedere, è abbastanza vuoto all'interno, e questo qui invece è più piccolo, magari per una modalità cecchino. Voglio aprire Dimmi una tutto. parentesi, a differenza del mio fucile, questo è regolabile in questa posizione per la destra e sinistra e questo in altezza e E altezza. basta, esatto, è buona. Ok, si può anche ovviamente si può anche togliere svitando questa vita. Ok, andiamo con calma. Qui c'è La leva una sorta di d'armamento. leva, La leva esatto, d'armamento che però che non non serve a funziona. niente. Nel mio fucile è Sì, più per un fatto sì, estetico. nei fucili della GNG diciamo che è abbastanza squallida per dire, perché a rispetto per esempio del mio Ares, qui la casina si apriva, mentre qui in questo Esatto. caso come si fa? Per vedere e regolare l'op-up basta semplicemente aprire questo scomparto e qui c'è il nostro pop già regolato. Per quanto riguarda la meccanica interna, faccio parlare il Sì, mio allora, per la meccanica compagno. interna sono riuscito a guardare, c'è un gearbox di versione 2, grigio se non sbaglio, e alcuni dati che sono appunto il boccale in 8 mm e ingranaggi in metallo per dare appunto una maggiore sicurezza se
nella meccanica. Per renderlo diciamo più efficiente, che, molto sì, buona. Diciamo che è una replica che è molto buona per chi inizia a giocare a soft air o anche chi è a livello intermedio. Chiaramente, sì. Perché, non so se l'hai detto, di che materiale è fatto? Allora, il fucile è per il 90% in ABS, quindi questo polimero di plastica rinforzato. Che lo rende abbastanza reale. Poi chiaramente alcune parti in metallo ci sono, come ad esempio lo stesso caricatore che si toglie premendo questo pulsante e sfilandolo, caricatore in metallo, se no anche alcune parti interne sono comunque in metallo, appunto per rendere la meccanica più efficace. Anche le tacche di mira, per esempio la tacca di mira anteriore e quella posteriore. Esatto. Andando avanti nella recensione, qui troviamo le tre modalità di tiro: sicura, semiautomatico, tra parentesi, automatico. Di tiro. Il ragazzo è appena finito l'accademia e sparo. Stai in zitto. No, vabbè, a parte queste battute. Niente, la replica è questa. Qui abbiamo anche il logo della Combat Machine, molto bello, molto realistica. E niente, adesso vi mostro. Questo è il prolungamento dello spegnifiamma, perché ho deciso di comprarlo così in modo da rendere la replica più lunga, in quanto i miei gusti sono un po' più raffinati per il mio alleato qui di fianco. Sì. Lui invece preferisce il combattimento urbano, quindi tenere una replica molto più corta. Se mi dai anche la batteria, il caricabatteria, faccio vedere pure questo. Ah, vabbè, la batteria è... Sì, molto semplice, niente di che. Niente, si infila nel calcio crane, un semplice calcio crane, quindi... Fai vedere come viene sì. Con il prolungamento. Allora, per inserire la batteria è un po' scomodo, diciamo, però sempre fattibile. Allora, bisogna... Te la reggo io. Sì, reggimelo un attimo. Togliere questo, ok, poi c'è un altro pezzo da togliere e qui è il luogo dove si collega la nostra batteria. Dato che ci siamo, gli facciamo sentire anche sì, come sì, fare sì, il sì, spazio, sì, però sì, per dai. Sicurezza togliamo il caricatore. Ci sarà un pallino dentro, vedi? No, perché l'ho scaricato. Attaccato? Sì. Bene, vai. Ah, la mano incastrata. Vai, primo colpo, un colpo singolo. Ottimo, c'era un pallino. Vai. Questo ok, è ora la raffica. Ok, quindi questo era il suono che sentivo. Ora possiamo rimettiamo a posto e vi facciamo vedere come si mette il prolungamento. Ok ragazzi, questa è la replica come si presenta con il prolungamento della canna. Come potete vedere, ve l'abbiamo aggiunto io e il mio amico Gianni. E niente, insomma, ed è utile appunto anche per nasconderci una canna, un prolungamento della canna. Una canna di precisione. Di precisione. Vabbè, questo è il video del CM16 versione ragazzi, Black. Scusate. Marca G&G. Ci vediamo al prossimo video.